Tanto torniamo con gli ospiti in studio e diamo il benvenuto al sindaco di Cuccaro Vetere Aldo Luongo, vicepresidente del GAL Casa Castro, e poi il dottore Pietro Forte, presidente del GAL. Allora, insieme a loro vogliamo ricordare un importante progetto avviato proprio dal GAL, che è stato ripreso in questi giorni perché c'è un'importante novità, ecco, ma di questo parleremo con i nostri ospiti. Parliamo del libro, possiamo vedere anche le immagini, lo abbiamo presentato a Roma, sindaco mi ricorda quando siamo stati a Roma, ecco, tra poco Marco Maese. 2018. Ecco qua, questa cerimonia, ci siamo tutti e tre, anzi ci siete voi due, cioè, c'ero anche un po' dietro le quinte. L'abbiamo presentato a Roma, 100 di 100, vite centenarie, sì. Il libro, però non è solo un libro perché è un progetto per focalizzare l'attenzione, ecco, sulla dieta mediterranea e sullo stile di vita. Che punto è? Perché ne parliamo oggi? C'è stato un passo in avanti. Comincio io. Prego, buongiorno. Buongiorno. E in effetti questo libro nacque dapprima come un semplice libro che volesse omaggiare la presenza di questi centenari nel nostro territorio. Io mi ricordo che nel 2000, questo è stato realizzato nel 2017, presentato a Roma nel 2018 e poi anche a Matera e a Milano nel 2019. Poi la pandemia ci ha un po' bloccati e quindi, dicevo, per omaggiare, diciamo, la presenza in questo territorio di un numero notevole di persone che hanno raggiunto questa età importante. Io mi ricordo che allora erano più di 2500 persone che dai 90 anni ai 95, più un migliaio dai 95 ai 100 anni, e addirittura erano quasi 200 gli ultracentenari su una popolazione del territorio che si aggirava intorno ai 250.000, perché, diciamo, il libro non era legato solo al nostro territorio, al territorio del GAL, ma avevamo fatto le foto in tutti i comuni, in quasi tutti, in una parte dei comuni del parco. E poi chiaramente da un semplice libro è nata l'idea del GAL di portare avanti un progetto di promozione del territorio, un progetto Cilento Terra di Centenari. L'obiettivo poi... Cuccaro Vetere, ricordo quella bella immagine di quanti studiosi in quella splendida piazza di Cuccaro, tutti insieme, provenienti da tutto il mondo. Esatto, questo poi a ottobre del 2019 c'è stato questo importante congresso nel nostro territorio con tre tappe, una a Pollica, una ad Ascea e una a Cuccaro, dove hanno partecipato circa 70 studiosi di varie parti del mondo. Perché questo? Perché il GAL ha poi legato questo progetto a questi studi che si stanno facendo sul territorio, coordinati dall'Università La Sapienza e con la collaborazione della Lund di Malmo in Svezia e dell'Università di San Diego, grazie chiaramente al professore Di Somma, professore dell'Università La Sapienza di Roma, che con un gruppo di studiosi del territorio sta portando avanti da tanto tempo questa ricerca sui centenari, sulle caratteristiche mediche, chiamiamole così, presenti in questi soggetti. Beh, stiamo cercando di capire il segreto della longevità dei nonnini centenari. Gli studi, appunto, sono a buon punto. Esatto, perché c'è stata anche una seconda fase. Dopo una prima fase, la seconda fase ha interessato oltre 1000 soggetti che andavano, che vanno dai 50 ai 65 anni, e addirittura adesso c'è un ulteriore sviluppo, perché l'università svedese, il professore Melander, ha chiesto di far partecipare questi 1000 soggetti ad uno studio sulla ricerca della vitamina D e sull'eventuale importanza che la vitamina D può avere nei confronti, appunto, nel combattere il coronavirus. Per cui, tornando al nostro progetto, abbiamo
creato una forte collaborazione anche con questa parte scientifica, per cui è nato questo progetto Cilento Terra di Centenari, e non poi ci siamo fermati qui, perché poi quando siamo andati a Roma, dove siamo stati ospiti dell'onorevole Nicola Provenza, con lui poi ci siamo incontrati successivamente, abbiamo costruito anche su una sua intuizione un percorso che portasse ad un riconoscimento a livello nazionale di questo nostro progetto, di questa nostra idea di creare un modello nel Cile, o quantomeno di valorizzare questo modello supportato da questi studi scientifici. Per cui notizia chiaramente di qualche giorno, che la conferenza Stato-Regione ha inserito il modello Cilento nel piano nazionale della prevenzione 2020-2025. Ecco, facciamo intervenire proprio il Presidente, perché partiamo proprio con intanto queste belle immagini, ecco, purtroppo qualche nonnino che è protagonista in questo libro, purtroppo oggi non c'è più, ma davvero queste sono immagini che ben ci rappresentano, ogni ruga, ecco, ha una sua storia. Dottore, allora, l'ultima novità è proprio quella ricordata dal sindaco Aldo Longo, annunciata da Nicola Provenza, ecco, vado a leggere, perché dice che dagli approfondimenti è emerso che alcune popolazioni di campagna, quindi del nostro Cilento, Calabria e Sardegna, non solo vivevano a lungo, ma anche con un buono stato psicofisico. Da qui, dice Provenza, il mio impegno a far inserire il modello Cilento nel piano prevenzione 2020-2025. Che cosa significa, dottore? Sì. Quindi da presidente del GAT, ma anche da dottore, ci può dare qualche informazione in più? Ma noi in questi anni abbiamo lavorato su un doppio livello. Uno che è quello della comunicazione, che da certi punti di vista rende solamente la consapevolezza, quindi il territorio diventa consapevole, e poi abbiamo fatto un lavoro che si è visto nelle varie presentazioni che abbiamo fatto in luoghi simbolo come la Camera dei Deputati, che ricordava Aldo. Poi abbiamo fatto un lavoro, insomma, più sotterraneo, di quelli che non si vedono, ma credo che siano quelli più profondi, più importanti, perché far entrare un'operazione del genere in un piano nazionale significa avere un respiro, significa avere anche risorse nei prossimi anni, sia risorse sulla comunicazione, sia risorse sulla prevenzione, e quindi sviluppare un modello che viene messo così sul livello nazionale. Questo è un lavoro che insomma, ci rende particolarmente orgogliosi, perché è sostanza, è programmazione, perché il piano sanitario, piano nazionale della prevenzione, rappresenta uno strumento di prevenzione e promozione della salute fondamentale, perché sul quale si possono innestare il lavoro e sviluppare anche le professionalità per promuovere uno stile di vita, uno stile di vita, e quindi il sistema sanitario con questa operazione intende capire anche un'altra cosa: perché si vive di più, perché si vive meglio, ma soprattutto perché nel nostro territorio c'è la possibilità, perché si vive a lungo in tutte le parti del mondo, però la capacità di invecchiare meglio, quindi con meno costi a livello sanitario, rappresenta un elemento fondamentale. Quindi diciamo che è anche un modello che in un certo senso razionalizza le risorse economiche che si vanno a investire sulla sanità. Quindi avere un modello di queste, avere il Cilento, il nostro territorio, in questo piano nazionale, che è un piano che viene accordato con le regioni, approvato nella conferenza Stato-Regione, quindi anche la regione ne prende atto, rappresenta un momento importante per il territorio, e soprattutto si lega e viene inserito in quella rete di interventi che immaginiamo possano dare, insomma, una certa profondità di sguardo e di futuro al territorio. Quindi un ulteriore approfondimento, ecco, un'occasione in più rispetto al lavoro che stiamo già facendo con l'Università La Sapienza, un'ulteriore collaborazione, dottore. Ma noi abbiamo sviluppato un mondo di relazioni, ci è servito molto girare, uscire anche dal territorio, perché che siamo belli e siamo bravi, ce lo diciamo tra di noi, lo sappiamo.
siamo. Questo ci ha consentito di creare un mondo di relazioni che sicuramente è utile, ma oltre a essere utile dà anche la consapevolezza al territorio di avere delle prospettive e delle capacità di crescita. E intorno a questo progetto noi immaginiamo che si lega una serie di altri fattori come lo stile di vita, le produzioni, l'aria, il clima, tutto quello che ci rende particolari da questo punto di vista. Immaginiamo che uno dei pochi territori che insomma il Cilento, se guardate la geomorfologia, in pochi metri presenta la costa, la collina e la montagna, cosa che non si trova dappertutto, e soprattutto la salubrità degli ambienti e così. E da questo ne scaturisce una serie di motivi che ci rendono particolari. Beh, una bella soddisfazione perché avete avuto questa bella idea qualche anno fa di realizzare il libro, poi dal libro è partito un progetto, la collaborazione con l'Università La Sapienza e ora questo inserimento del modello Cilento nel piano prevenzione 2020-2025, quindi andrà avanti per altri 5 anni. Ecco, vi aspettavate questo iter, questo percorso qualche anno fa, ci avete lavorato. Ecco. Ma sai, noi lavoriamo senza, noi ci poniamo degli obiettivi e poi aspettiamo, perché poi sai come cilentani siamo un po' con la testa dura, quindi abbiamo diciamo la capacità anche di aspettare. Chiaramente adesso tutto il discorso va sviluppato, poi va riempito di contenuti, il modello Cilento. E adesso bisogna lavorarci perché, come diceva appunto il Presidente, il modello Cilento è un modello, è un insieme di tante cose, no? Cioè, io dico sempre, l'anziano, il longevo è nel nostro territorio la sintesi di una serie di fattori, voi l'ambiente, voi la parte genetica, ma voi anche l'ambiente, voi il cibo sano, voi uno stile di vita corretto che, sul quale adesso bisogna lavorare, perché valorizzarlo e recuperarlo anche nel nostro territorio per poi immaginare di promuoverlo all'esterno, perché noi rischiamo anche di importare modelli sbagliati anche nel nostro territorio, sia modelli legati allo stile di vita, sia legati all'alimentazione. Voglio dire, poi alla fine anche il Cilento è in questo mondo dove non sempre i modelli che vengono a cui ci si rifà sono quelli giusti, per cui ci vuole adesso un lavoro, un grande lavoro da parte diciamo di tutti, di quelli che credono in questa cosa, perché il mondo della ricerca, che non è solo il mondo della ricerca, quella scientifica legata alla salute, allo studio sulla salute del cittadino, ma ricerca è anche nel campo delle produzioni agricole, ricerca è anche nel recupero dei nostri borghi, trovare le soluzioni. Sorrido un po' perché ne abbiamo parlato col professore Cilento, sì, perché per quasi un'ora siamo soffermati proprio, perché noi bisogna poi in dire, riferimento alla nostra area protetta, quindi al lavoro dell'ente parco, abbiamo parlato per più di un'ora, quindi state un po' noi siamo contenti, ecco. Diciamo di questo risultato, però adesso bisogna lavorare, perché ciò che noi a cambiare un ciò po' che cose. Noi vogliamo che diventi modello da esportare, sia preservato, valorizzato e recuperato chiaramente nel nostro territorio. Sicuramente con questo traguardo potremmo avere uno strumento importante, perché come diceva appunto il Presidente, il piano della prevenzione è uno strumento di pianificazione poi della salute sul territorio. In questo anche la ASL devo ringraziare per il risultato che abbiamo ottenuto, anche noi abbiamo coinvolto in questo discorso anche il Dipartimento di Prevenzione della ASL, nelle persone del direttore, dottore Della Porta, e nella persona del responsabile dell'igiene pubblica, il dottore Sangese Tozzi, che ci hanno anche loro accompagnati
in questo percorso. Per cui è un buon risultato, un grande risultato, ma è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Noi poi come GAL stiamo, non è che ci siamo fermati, il nostro obiettivo, come dicevo prima, è creare questo brand Cilento Terra di Centenari, che presuppone il lavoro a 360 gradi su tutto quello che può rendere appetibile un territorio, per cui il miglioramento delle infrastrutture, il miglioramento dell'ospitalità e dell'accoglienza e chiaramente il miglioramento anche della sanità. Il piano di l'inserimento del modello Cilento nel piano di prevenzione può dare una mano a ripensare, deve dare lo stimolo a ripensare, e questo è un invito chiaramente anche a chi queste cose poi le deve fare insieme a noi amministratori. Un invito che stiamo lanciando anche all'ente parco? No, un invito, questo è più diretto al discorso sanità, perché l'inserimento nel piano di prevenzione nazionale del Cilento deve indurre chi opera in questo settore a pensare per le aree interne anche a un modello diverso di sanità. Nel senso che il recovery plan, se ci leggiamo una parte di fonti importante, sono destinati alla medicina territoriale, allo sviluppo della medicina di prossimità, alla telemedicina. Noi nelle aree interne, in queste aree, abbiamo la necessità di ripensare, quindi anche la ASL, l'assessorato regionale, ripensare a un modello di sanità nuovo per il nostro territorio, perché non in tutti i comuni, noi siamo consapevoli che non in tutti i comuni possiamo avere un ospedale, però siamo anche consapevoli che tutti i comuni devono avere e devono garantire un'assistenza sia ai cittadini, e poi a chi immaginiamo possa venire nel Cilento di qualità, altrimenti nel territorio nel Cilento noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma se non lavoriamo sui servizi, e per questa cosa siamo in contatto, ma qui la accenno solo, poi non voglio, anche stiamo lavorando anche su altri tavoli con altri ministeri per cercare di portare avanti questi ragionamenti. Allora, Presidente, chiudiamo con lei. Allora, una riflessione su quello che è stato fino adesso il risultato del vostro progetto, ma con uno sguardo al futuro, al prosieguo. Mi sembra di capire che anche attraverso le parole del Sindaco Aldo Longo abbiamo lanciato, ecco, più di una richiesta. Ecco, non le faccio la domanda che ho fatto al Sindaco di Cuccaro. Allora, ci fermiamo sul lavoro del GAL, non guardiamo insomma quello che poteva essere fatto anche da altre realtà territoriali, rimaniamo concentrati sul lavoro che intende portare avanti il GAL, no. Però è necessaria anche la collaborazione territoriale. Questo è fuori dubbio, però la parola d'ordine credo che deve imperare, oppure deve tornare ad essere di moda, è quella della programmazione. Ecco. Si vive ai spot e si immagina di risolvere tutto con un click. Non è così. La programmazione significa lavoro, significa capire dove vogliamo portare le nostre comunità, quali sono gli strumenti da adottare per portare le nostre comunità verso uno sviluppo sostenibile. Perché quando parliamo di un territorio come il nostro dobbiamo parlare di sviluppo sostenibile e dobbiamo parlare di una sanità sostenibile. Questo piano nazionale mette al centro dell'interesse l'uomo, l'individuo, ma mette al centro soprattutto anche la collettività. Il bisogno di salute è un bisogno che è sancito dalla Costituzione e quindi tutti dobbiamo tendere a difendere questo bisogno di salute. Uno dei vulnus di questa nostra, anche di questa nostra sanità è la programmazione che è spesso approssimativa, che ha generato una serie di difficoltà nella gestione della pandemia. Questo piano nazionale strategico è stato fatto proprio sulla spinta della pandemia che sta attanagliando il mondo e credo che rivolti un poco l'idea e quindi mette all'interno una serie di attività di programmazione
che sono fondamentali per dare quella parola d'ordine e quella prospettiva alla sanità e al nostro territorio. Per cui credo che se poi da quello che è scritto si passerà ai fatti, probabilmente ce ne vorrà ancora di lavoro, ma credo che per fare i fatti bisogna prima scrivere. Nel piano nazionale è scritto questo, nel piano approvato dalla regione è scritto questo, credo che gli uomini cambiano le idee, cambia spesso tutto, però i programmi restano e per cui questo che è scritto sicuramente resterà e sarà un buon servizio per questa nostra collettività. Grazie, allora grazie al presidente Pietro Forte, grazie al sindaco di Cuccaro Vetere, Aldo Luongo, e naturalmente grazie a voi tutti per averci seguito. Ci fermiamo qui.